Si dovevi stirare, ma ricordo un mare. Respiro mareggiare, la coppa su balcone. È venuto a trovarci stamattina di ritorno in Irpinia Pierpaolo Vaselli. Ciao Pierpaolo. Ciao Leonardo. Ben ritrovato, ben tornato a casa. Grazie, grazie. È sempre bello tornare a casa. Solo di passaggio però per il nostro Pierpaolo, meglio per il nostro Itaca, che è venuto qui oggi per parlarci di un viaggio che parte da Como e arriva a Mare Chiaro, o è il contrario? Allora, parte da Como. Prima sosta è Mare Chiaro, poi continueremo fino a, diciamo, a completare l'EP, che sarà il mio primo EP di lancio per questo nuovo progetto, che appunto, come hai detto tu, si chiama Itaca. E in questi due pezzi, Mare Chiaro e Como, si parla d'amore, storie anche un po' personali. In realtà Como è molto molto personale, molto biografica. Mare Chiaro invece tratta più amori. Infatti io cerco sempre di scrivere dando la possibilità di immedesimarsi e scegliendo se un amore intimo, un passionale, oppure un amore per un caro, per un amico, per un parente. Quindi io do questa possibilità nei miei scritti, nelle mie opere. E si parla d'amore anche da la scelta per il video che accompagna la canzone Mare Chiaro, le immagini di un film iconico come Il Postino. È proprio il film che più si avvicinava all'idea che avevo di Mare Chiaro. Un amore passionale, un amore timido, ma che al suo interno porta con sé una passione immensa come quella che vediamo con Massimo Troisi. Una passione la tua per la musica che hai da sempre, ma solo ora stai riuscendo a mettere nero su bianco quello che avevi in testa nelle tue canzoni. Sì, e per questo devo ringraziare Antonio Scafuri, che in molti lo conosceranno sicuramente, Roberto D'Avanzo, che insieme anche a Francesco Rassiello, che è il mio nuovo producer, mi hanno spinto a dar voce alle mie emozioni e a far sì che potessi poi tramutarle in canzoni. È da poco che ho iniziato, ma diciamo che sono canzoni che io avevo già scritto e ho solo un po' rimodernato. In pochi mesi sono uscite due canzoni, stiamo lavorando già alla prossima? In realtà il 21 giugno ne uscirà una terza che sarà quasi diversa dalle altre. Dico quasi perché ci stiamo avvicinando ad un sound un po' più pop. La produzione è affidata a Francesco Rastiello, si chiamerà Eclissi e uscirà il 21 giugno. Stringiamo forte, spaventa morto.